Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura all'emergenza sanitaria, partiamo dalle dichiarazioni del ministro per la sanità Roberto Speranza, che a Sky TG24 ha parlato della cosiddetta linea dura per le misure anti-Covid-19, definendola una scelta necessaria per evitare nuove recrudescenze. Nel frattempo, e arriviamo ai dati che riguardano la nostra regione, sono 376 nuovi positivi con una percentuale sui tamponi in discesa, adesso al 7% circa. Aumentano però i ricoveri, stabili le terapie intensive, crescono i decessi. Vediamo. Dati in chiaro scuro per l'Abruzzo dall'ultimo bollettino Covid, infatti, se ci sono miglioramenti consistenti per quanto riguarda le persone guarite che salgono di 907 rispetto a ieri e per gli attualmente positivi che scendono di 545, il rovescio della medaglia è che aumentano i ricoveri, oggi a quota 748, con un incremento rispetto a ieri di 48 pazienti nei reparti Covid, senza alcuna dimissione dalla terapia intensiva, sempre ferma a 73 persone ricoverate. Dunque, resta alta la pressione sul sistema sanitario regionale, uno dei parametri che servono a determinare la classificazione rispetto al grado di rischio. Sul fronte delle analisi attraverso i tamponi molecolari sono stati individuati 376 nuovi positivi, emersi da 5.161 tamponi, con una percentuale di positivi dei campioni del 7,28%, mai così bassa da novembre ad oggi. In testa alla classifica dei contagi c'è la provincia di Teramo, 146 positivi sui 376 complessivi, territorio in cui la prossima settimana dovrebbe scattare lo screening di massa con i tamponi rapidi, così come sta accadendo nell'Aquilano. Aumentano purtroppo anche le vittime, 15 in più, che portano il totale a 970 da inizio emergenza, anche se per 9 decessi la comunicazione è arrivata soltanto oggi, ma si riferiscono a giorni addietro. Adesso andiamo a Canosa Sannita in provincia di Chieti, test rapidi per tutti nel piccolo paesino sulle colline del Chietino, a prezzi modici, chiunque può sottoporsi al tampone e il risultato viene comunicato come di consueto in pochi minuti. Siamo andati a Canosa con Giuseppe Dintino. Screening di massa a Canosa Sannita in provincia di Chieti. Grazie alla collaborazione tra Comune, la farmacia Segatore e il laboratorio analisi Salus di Tollo, qui chiunque può sottoporsi al tampone previa prenotazione al costo di 10 euro per i residenti di Canosa e di 15 per coloro che provengono da altri comuni. L'iniziativa si svolge ogni martedì e ogni sabato a partire dallo scorso 2 dicembre e mediamente vengono effettuati circa 40 test al giorno. Per il momento noi andremo avanti per tutto il mese di dicembre, ma non escludiamo che a gennaio, ora vedremo anche come si andrà avanti, e se sarà necessario noi continueremo anche nel mese di gennaio 2021 a proporre questa importante iniziativa. Dico che ecco, queste prime due sedute sono andate molto ma molto bene. Abbiamo già altre prenotazioni per le future sedute e quindi devo dire che la cittadinanza sta rispondendo abbastanza bene. Però è sempre meglio ricordare appunto ai nostri cittadini di venire a fare questo test perché è veramente importante per tutti quanti noi. Riuscire a tracciare il virus significa avere meno positività dentro il nostro territorio. Questo tampone nasofaringeo è un test rapido antigenico e altamente attendibile, salvo il virus sia stato contratto in tempi troppo recenti per l'incubazione, e il risultato del test è comunicato nel giro di pochi minuti. I test antigenici, cosiddetti test rapidi, sono dei test qualitativi, quindi ci indicano la presenza o meno delle proteine virali. È un test rapido proprio perché l'esito si ha nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti, e soprattutto
soprattutto è importante dire che l'esito stesso viene da noi inserito nella piattaforma regionale e al fine di appunto concorrere al tracciamento dei pazienti sia positivi ma soprattutto di quelli asintomatici. I tempi di incubazione vanno da all'incirca una media di 7-10 giorni, quindi bisogna anche tener conto di questo fattore, quindi ci si deve anche regolare dal giorno in cui si presume di essere stati a contatto con una persona positiva. Quindi diciamo una media di... Quindi se il virus fosse stato contratto ieri, ad oggi non risulterebbe? No, assolutamente no, proprio per il discorso che facevo prima della carica virale. E adesso veniamo alle proteste per l'Abruzzo, ancora in zona rossa, un disastro annunciato, dicono i commercianti che ora chiedono subito i ristori promessi. Lo fa anche Confesercenti, che ascoltiamo con Paolo Renzetti. Abruzzo in zona rossa a ridosso del ponte dell'8 dicembre, mancano meno di 20 giorni al Natale e Taucci, voi parlate di un disastro annunciato. Assolutamente sì, perché lo scegliere di aver iniziato una zona rossa in anticipo non ci garantiva e non ci ha garantito di rientrare nella normalità, perché poi la normalità è un numero RT più inferiore a 1. Questa condizione non c'è stata o comunque non c'è in maniera consecutiva da un tot di periodo e quindi il problema è ricaduto sulle imprese, con una condizione economica che ci sta facendo veramente preoccupare in questo momento. A questo punto voi cosa chiedete, cosa proponete, anche perché il tempo sta per scadere? Immediatamente che venga effettuato, se si vuole bene alle imprese, un'attività di ristoro immediato, senza attendere i tempi della politica. Diciamo che dovremmo avere gli stessi tempi del fisco, che ci chiede immediatamente i soldi quando commettiamo un errore o quando non paghiamo. La Regione Abruzzo deve mettere in campo un team che lavori ininterrottamente per dare innanzitutto il ristoro che non ancora hanno le imprese, quello di riferimento di aprile, ma poi un ristoro su questo danno che si è causato, che è un danno che potrebbe diventare irreversibile. Dopodiché una campagna immediata, in un giro di pochissime ore, la Regione Abruzzo deve comunicare a tutti gli abruzzesi che bisogna acquistare in città, che bisogna spendere i soldi presso i ristoranti in città, che bisogna mantenere forte la nostra economia, perché se non accade ciò significa che molti lavoratori rimarranno senza lavoro nel 2021. Un'assistenza sociosanitaria carente e la legge sui caregiver del 2016 largamente inapplicata. Questa è la denuncia che porta avanti il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, che chiama in causa il suo ente, la Regione. Vediamo. Parliamo della legge del 2016 che istituisce la figura del caregiver per i disabili gravi e gravissimi. Questa legge, nonostante sia stata finanziata per 1.400.000 euro, è stata completamente inapplicata e inattuata perché la Regione Abruzzo si è dimenticato, udite udite, di fare le linee guida. Che cos'è il caregiver? Istituisce la figura di colui, del familiare, che si prende cura dei propri cari disabili e gravissimi. Quante persone ci sono che accompagnano il disabile dalla mattina quando si alza, la sera quando va a mettersi a letto? Sono per lo più donne, persone che il 66% delle volte perdono il proprio lavoro per assistere il familiare, e questa legge appunto istituiva un contributo economico al caregiver, un assegno per l'adattamento domestico, quindi per agevolare l'acquisto di cose utili al disabile per la vita quotidiana, e istituiva la giornata del caregiver day, il caregiver day. Tutto ciò non è stato fatto, nonostante questi fondi. La cosa ancora più grave è che di questo 1.400.000 euro la maggior parte dei fondi sono tornati indietro perché non utilizzati. Adesso quest'anno ci sono ancora 378.000 euro nel capitolo sul caregiver, e io sono stato costretto di scrivere una lettera al Presidente della Regione e all'Assessore alle Politiche Sociali Quaresimali per chiedere di fare presto, subito, le linee guida entro domani, perché se domani non si approvano le linee guida si rischia di perdere ulteriormente
ulteriori fondi, 378.000 euro, e soprattutto non supportare in questa fase delicatissima, perché in questa fase delicatissima il caregiver familiare fa risparmiare molti soldi alla sanità pubblica ed evita che tanti disabili vanno ad entrare nelle residenze assistite, sanitarie, case di riposo, e voi sapete quello è il luogo purtroppo troppo spesso di grandi focolai. Quindi questa è una Lei perché non è stata applicata questa legge? Questa è una gravissima inadempienza che sto denunciando oggi, una cosa che non vorrei raccontare, perché se la Regione Abruzzo approva una legge nel 2016, ci mette le risorse per 1.400.000 euro e si dimentica che esiste questa legge in Regione Abruzzo, lasciando abbandonati i caregiver familiari, vuol dire che è una regione che non sa fare il proprio mestiere. Voltiamo pagina, l'amministrazione comunale di Pescara ha deciso di applicare delle esenzioni ad associazioni e sconti alle imprese che utilizzano immobili di proprietà del comune. Esenzioni per le associazioni che utilizzano immobili comunali, sconti per le imprese. Presidente Di Pino, è un momento difficile, l'amministrazione comunale vuole andare incontro a queste realtà. Sì, già in passato avevamo posto in essere delle misure di sostegno per le famiglie e per le attività della città. Adesso abbiamo colmato un vuoto, perché le associazioni senza scopo di lucro che utilizzano immobili comunali erano rimaste fuori da queste esenzioni, avevano avuto soltanto una sospensione del pagamento del canone, e quindi con questo emendamento firmato da me, dal Presidente Antonelli e dalla Consigliera Carota al bilancio di assestamento passato in Consiglio Comunale il 30 di novembre, abbiamo previsto l'esenzione per 4 mesi per tutte le associazioni dal canone di locazione che pagano al Comune, per tutte le associazioni senza scopo di lucro che utilizzano immobili comunali. In aggiunta, siccome noi diamo in uso anche nelle nostre strutture imprese commerciali, abbiamo previsto per quei 4 mesi, quindi ripeto marzo, aprile, maggio e novembre, lo sconto del 30% anche alle imprese commerciali, perché comunque anche loro hanno avuto una riduzione dell'attività dovuta ai provvedimenti di restrizione nazionale. Pescara è caratterizzata secondo me da due poli, dal polo commerciale, che è quello delle attività che caratterizzano la città, di servizi e alle quali abbiamo dato credo anche delle risposte in passato con l'esenzione dal canone COSAP, con la parziale esenzione della Tari e con altri vantaggi, però c'è anche un mondo molto variegato a Pescara delle associazioni senza scopo di lucro, ma quindi che operano nel sociale, nel settore culturale, che utilizzano spesso nostre strutture, che invece erano adesso chiamate a dover pagare questi canoni nonostante la loro attività era stata sospesa. Quindi riteniamo di aver fatto un giusto servizio alla collettività, perché dietro queste associazioni ci sono famiglie al pari delle attività commerciali, e quindi credo che abbiamo dato una giusta risposta. Restiamo a Pescara, dove Comune e Provincia hanno presentato il progetto Affissioni, che è dedicato ad includere i ragazzi disabili grazie anche ad un'iniziativa della cooperativa sociale La Nave. Oggi a Palazzo di Città a Pescara è stato presentato il progetto Affissioni a cura della cooperativa La Nave. Vogliamo spiegare in cosa consiste questo progetto e quali sono le finalità? Allora, il progetto Affissioni è il primo dei progetti che la cooperativa La Nave, in consorzio con la cooperativa Aurora, realizza nell'ambito delle iniziative che si prefigge di perseguire, cioè quelle di realizzare attraverso il coinvolgimento di imprese e di enti pubblici il famoso impresa e sociale, quindi coinvolgere le cooperative sociali che operano sul territorio in reti di imprese e sinergie anche di altra tipologia, per produrre dei progetti che possano portare un valore aggiunto a chi li riceve e a chi li eroga. Nello specifico, il progetto Affissioni riguarda proprio tutto il ciclo di vita dell'affissione nella città, quindi quando vediamo i manifesti in realtà ciò che vediamo affisso
è la finalizzazione di un lavoro un po' più articolato che parte dalla ricezione del materiale da affiggere, dalla timbratura, dalla piegatura, dalla registrazione nel database e poi finalmente all'apposizione negli impianti del Comune di Pescara. Quindi questi ragazzi fantastici hanno realizzato, come abbiamo visto anche nel video di presentazione, queste attività tutte quante da loro e con enorme entusiasmo, ed è bello quello che dicono: io lavoro e mi diverto. Adesso andiamo a vedere la disciplina delle attività di tatuaggio, piercing e delle pratiche correlate. La legge è stata presentata e approvata in Consiglio regionale su proposta del consigliere della Lega Fabrizio Montepara. Questa è una legge che in pratica riordina un po' tutto, perché fino ad oggi, ecco, c'erano diverse norme però, ecco, di diversi settori, che riguardava la formazione, alcune norme diciamo, l'artigianato, alcune norme la sanità, quindi era tutto un insieme di varie situazioni. Noi abbiamo voluto quindi con questa legge mettere ordine e fare tutta una norma organica che andasse a regolamentare l'artigianato, perché questi sono professionisti dove, ecco, si va a valorizzare l'artigianato, la fantasia, l'arte dell'operatore. A livello di formazione, perché è importante la formazione, non è possibile che ci si alzi la mattina e così e ci si metta a lavorare poi sul corpo umano, quindi su qualcosa che poi rimane indelebile. E poi a livello sanitario, quindi avere delle strutture, dei laboratori, delle stanze dove in perfetta sicurezza si possono fare degli interventi. Abbiamo anche regolamentato che determinati settori della gioventù non possono accedere se non con l'autorizzazione dei genitori, sotto a 14 anni è impossibile, sotto a 18 anni certi tatuaggi, certi piercing, la stessa cosa non è possibile realizzare. Questo per dare sicurezza alle famiglie, sicurezza ai ragazzi. Con questa legge noi diamo anche un segnale a livello nazionale, perché a livello nazionale non esiste una regione che ha deliberato in tal senso, quindi diciamo, facciamo da apripista. So che al Senato, infatti, ho avuto contatti con una senatrice della Liguria che ha voluto una bozza di questo testo, perché anche in Senato piano piano, ecco, si sta muovendo la legislazione perché ormai si è scoperto che è un campo importante. Cioè abbiamo circa 9-7 milioni di persone che si sono avvicinate ai tatuaggi, al piercing. E noi adesso proseguiamo con il nostro telegiornale. Il neo consigliere regionale della Lega Simona Cardinali, appena subentrata a Pietro Quaresimale, nel frattempo diventato assessore della Giunta Marsilio, ha firmato un emendamento per finanziare il recupero del ceppo di Rocca Santa Maria. Ieri sera ho partecipato al primo consiglio regionale in presenza, dove è stata convalidata la mia nomina e ho avuto il piacere di inaugurare il mio ingresso firmando un emendamento, 100.000 euro di contributo al comune di Rocca Santa Maria per una riqualificazione della famosa area del ceppo. È un segnale per cominciare a dare vita alle nostre montagne, ai paesini che hanno più bisogno. Gli obiettivi sono sempre quelli di valorizzare la mia provincia e sto sentendo rappresentanze istituzionali, sto avvertendo questa cosa, hanno bisogno proprio della presenza di noi consiglieri. Io sono presente su questa cosa, ci credo anche perché in un momento storico difficile come questo è la cosa che più, la vicinanza e l'ascolto è la cosa più importante in questo momento. E poi, se riusciamo ad ottenere le nostre piccole vittorie per il territorio, bene.
Continuiamo con lo sport. Parte bene l'avventura di Roberto Breda sulla panchina del Pescara. Esordio e successo in trasferta, il primo in stagione per il neotecnico biancazzurro, che così batte l'Ascoli 0-2 grazie alle reti di Galano sul rigore e Seter, entrambe nel primo tempo. Prestazione convincente del Delfino, che sale così a quota 7 punti in classifica. Vediamo il servizio e poi ascoltiamo anche le parole del presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Funziona da subito la cura Breda con i biancazzurri, che con il nuovo tecnico in panchina passano per 2-0 al Del Duca di Ascoli, così come accaduto nella passata stagione. Una vittoria di platino, netta e mai in discussione, i 90 minuti che hanno restituito una squadra diversa da quella vista fino a una settimana fa ai tifosi. Il neotecnico abruzzese ridisegna il Pescara, che scende in campo sì con il 3-5-2, ma con le novità di Memusciai, Valdifiori e Nzita a centrocampo e Seter in avanti. Delio Rossi risponde con il 4-4-1-1, assenti Brosco e Kragol. Al Del Duca, sotto la direzione di Luzzi di Molfetta, si parte con il Pescara all'assalto. Al primo minuto Seter recupera palla e chiama dai 20 metri alla parata le ali. Passano pochi secondi e sono ancora i biancazzurri a rendersi pericolosi con una conclusione a giro di Maestro, che chiama il portiere della formazione di casa al salvataggio in calcio d'angolo. Buono l'approccio dei ragazzi di Breda, aggressivi e compatti in mezzo al campo. Il tecnico del Pescara, soddisfatto, prende appunti in panchina. Al 16esimo Nzita, appena dentro l'area marchigiana, subisce il fallo di Pugino, che il Luzzi di Molfetta punisce con il calcio di rigore. Dagli 11 metri si porta Galano, che supera le ali, che può solo intuire, con il Pescara che passa meritatamente in vantaggio. Grande esultanza in casa adriatica con Memusciai e compagni, concentrati e sempre sul pezzo. La ripresa del gioco, il Delfino morde gli avversari, che però si vedono poi al 33esimo con un colpo di testa di Bajic parato da Fiorilli. Due minuti dopo ancora l'Ascoli pericoloso con Sini, che con un tiro chiama Fiorillo alla deviazione in corner. Al 40esimo però, nella più classica delle occasioni di contropiede, Galano va a servire Seter, che mette il pallone alle spalle di Leali per il raddoppio abruzzese. Per l'ex attaccante del Chievo Verona arriva così la terza rete stagionale. Il primo tempo si chiude sul risultato di 2-0 per il Pescara, e dunque nella ripresa si riparte con il doppio vantaggio degli ospiti e con Seter, che al primo se ne va sulla destra prima di concludere di poco sopra la traversa. Marchigiani in campo con Cangiano per Pierini, mentre al quarto ci sono le proteste abruzzesi per un tocco con la mano di Spendhoffler in area marchigiana, e con i Luzzi che lascia però proseguire. Al 16esimo scontro di gioco con Sabini, che si fa male seriamente dopo un'entrata di due giocatori del Pescara in maniera involontaria. Barella e ambulanza in campo, minuti di apprensione. E dopo il lungo stop, fortunatamente, migliorano le condizioni del giocatore. Qualche attimo dopo, Breda per il Pescara manda in campo Capone e Crecco per Seter e Maestro, mentre qualche istante dopo, al 23esimo, Capone si divora una doppia occasione facendo imbestiarire il trainer pescarese, che poi al 26esimo minuto fa esordire Antei in campionato e mandando in campo anche Busellato per Valdifiori. Fra i marchigiani in campo invece Chirico per Gerbo. La gara non regala in questa fase grandi emozioni fino al 31esimo, quando Busellato prima e Galano poi falliscono ancora una volta il terzo gol davanti alle ali, che riesce così a salvare e a tenere in partita la sua squadra. L'Ascoli spinge e per il Pescara si aprono autostrade, come accade anche al 33esimo, quando Galano chiama la parata ancora l'estremo marchigiano. Nel finale si rivede la squadra di Delio Rossi, prima al 39esimo con una punizione di poco al lato di Chirico e poi al 41esimo con un tiro alto in area di Cavion. Al 44esimo spazio anche a Emonga, che prende il posto di Nzita nel Pescara prima del lungo recupero e la festa del 97esimo con dedica del successo al dottor Ernesto Sabatini, medico sociale per tanti anni del Delfino, scomparso nei giorni scorsi. Per il Pescara arriva la vittoria e ora il futuro è meno preoccupante. Ma quando si dice che bisogna dare una sterzata, una svolta, e queste sono le motivazioni. È chiaro che è una squadra che era un pochettino depressa, perché veniva da tanti risultati negativi, arriva un nuovo allenatore, si cerca di fare il possibile, di tutto per mettersi in evidenza tutti i giocatori, e si esce fuori con una prestazione come questa. Adesso però non è che si fa una volta sola la prestazione, adesso bisogna continuare su questa strada,
E soprattutto bisogna continuare a lavorare molto sul campo durante la settimana. Ma io ho sempre detto, la colpa di solito se la prende sempre uno, perché purtroppo non si possono cambiare tutti i giocatori, però i giocatori hanno le loro responsabilità, quindi è evidente che i giocatori oggi devono dimostrare che se c'era qualcosa che non andava, adesso ci devono mettere del loro. A vedere la partita di oggi mi sembra che l'abbiano fatto, quindi... Però adesso non abbiamo risolto niente, non abbiamo fatto nulla, abbiamo vinto una partita a mio avviso importantissima, perché era forse una di quelle difficili, perché Ascoli è sempre una piazza che noi non ci porta benissimo, e soprattutto è un derby molto sentito, però oggi credo che ci sia stata una sola squadra in campo, potevamo fare anche qualche gol in più, ne abbiamo sbagliati due clamorosi, e lì bisogna ancora di più insistere nel metterci cattiveria, perché quei gol là si fanno. Per chiudere, cosa ha detto a Breda se l'ha incontrato negli spogliatoi? Ho fatto i complimenti a Breda, ho fatto i complimenti a tutti i ragazzi, perché oggi mi hanno dato una grande gioia, e perché veramente credo che anche per i tifosi oggi in giornata, io ero stato a Bologna, tornavo giù da Bologna, ho ricevuto tanti messaggi dai tifosi che mi hanno chiesto di dire alla squadra di portare a casa questa vittoria, e credo che questa vittoria sia dedicata a loro. Ora la Serie C, domani scende in campo il Teramo che torna al Bonolis per il match contro la Vibonese. Biancorossi senza l'infortunato Diakité, unico indisponibile tra i padroni di casa, e con i soliti ballottaggi davanti che riguardano Bombaggi e Mungo per giocare dietro l'attaccante, che può essere Bunino o Pinzauti per il ruolo dunque di unica punta. Nella conferenza stampa pre-gara il tecnico Paci conferma che il Diavolo ha fame di riscatto dopo il punto raccolto nelle ultime due partite. Se fosse così facile vincere e dover vincere per forza, era uno spettacolo farne parte, invece purtroppo non è così. Magari fosse, ma purtroppo ogni partita va giocata, e ogni partita per vincerla devi mettere in campo tante qualità, e a volte non bastano perché c'è un avversario, e quindi noi non siamo costretti a vincere domani, noi vogliamo vincere, questo è assodato, lavoriamo quotidianamente per vincere, ma non dobbiamo per forza vincere, perché non, come possiamo controllare questo? Detto questo, dobbiamo, sì, naturalmente a Francavilla sono state fatte delle buone cose, altre meno buone, dobbiamo continuare il nostro processo di crescita, dovremmo migliorare aspetti in cui a Francavilla non siamo andati bene, dovremmo continuare su quelle cose che dicevi tu che sono andate molto bene, e continuare la nostra strada, il nostro percorso con molto equilibrio e molta tranquillità. La partita sarà quella, noi proveremo a fare quel tipo di gioco come abbiamo sempre fatto, spero che ci riusciremo, ma sono convinto di sì, perché abbiamo fame di fare risultato domani, e abbiamo fame di non fermarci, e ho un gruppo di ragazzi sani, e quindi sono veramente fiducioso. È normale che salga la pressione, è inevitabile quando sei su di classifica, no? Tutti vorrebbero rimanerci, anzi vorrebbero aggrappare posizioni più avanzate, ma è normale, è fisiologico, e l'accettiamo, anzi ne siamo molto contenti di questo, guai se non lo fossimo, però io credo che la cosa importante è che la gente, è che tutto l'ambiente sia intanto contento dei progressi che ha fatto la squadra, dei miglioramenti che ha fatto la squadra rispetto magari all'inizio del campionato, e quello secondo me è un aspetto fondamentale. E io già sarei molto, io come allenatore sono molto contento dei progressi che ha fatto la squadra. Le vittorie sono una conseguenza di come noi giochiamo, e quindi lotteremo sempre per vincere, non sempre ci riusciremo. Questa pressione che sale è positivo, perché significa che stiamo facendo bene, la teniamo stretta. Io, a me personalmente piace questo tipo di pressione. L'unico indisponibile è Diakité, per il resto siamo tutti bene. Ma guarda, per quanto riguarda la formazione non l'ho fatta ancora, non so, ci sono i soliti ballottaggi che deciderò oggi pomeriggio. Sì, davanti, i soliti ballottaggi dietro, davanti, insomma, ballottaggi di giusta competizione. Paci come uomo mercato, come si sente?
Ma io non so, non ci ho neanche pensato a questo, ma adesso sinceramente non mi interessa, perché dobbiamo con la squadra portare a termine queste partite, intanto questo fine girone d'andata, quindi non ho il tempo neanche di pensare a queste cose qua. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo che se volete on demand ci sono i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi.